Ma i pubblici produttivi sono dei nuovi modi di organizzare la creazione di ricchezza, la generazione di ricchezza, che prima, poco tempo fa, avveniva principalmente dentro alle istituzioni, dentro alle grandi aziende, dentro alle imprese e alle organizzazioni statali, ma che con l'arrivo dell'internet si è diffuso nella società e ha, diciamo, creato, diciamo, delle possibilità per una partecipazione molto più diffusa nella creazione di queste forme di ricchezza. Possiamo pensare a cose come open source software, ma anche i consumatori che generano informazioni e saperi intorno ai prodotti di consumo, oppure delle novità che stanno venendo fuori adesso come le economie agroalimentari locali, gas, eccetera, eccetera. Pubblici produttivi è un modo di pensare all'organizzazione di questi processi e cercando di evitare dei termini come comunità o come rete che in qualche modo non colgono, diciamo, l'essenziale. La definizione di un pubblico produttivo è un'organizzazione di stranieri che comunque sono organizzati intorno ad una devozione, ad una causa comune e che collaborano in un'economia reputazionale intorno alla creazione di valori di uso, di ricchezza in comune, così dire. I pubblici produttivi sono il modo di organizzare quello che sta emergendo come una nuova economia del comune, enormemente facilitato dalle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione. Questa cosa come potrebbe cambiare l'economia, la società e le relazioni sociali?